A Cardidello la presentazione alla stampa del restauro delle fontane monumentali con obelisco del Real Sito, un'iniziativa realizzata grazie al contributo di FAI e Intesa San Paolo nell'ambito del censimento I luoghi del cuore. Banca Intesa ha avuto un ruolo fondamentale in questa impresa culturale. Sì, è dal 2003 che collabora con il FAI in questo progetto di valorizzazione e salvaguardia dei luoghi del cuore, ed è un progetto nel quale crediamo e per il quale spendiamo le energie non solo economiche, ma le energie anche dei nostri colleghi che contribuiscono a sponsorizzare e a dare diffusione a questo progetto meraviglioso. Ecco, difficilmente si pensa a banca e cultura, invece è un binomio che funziona, lei lo ha sostenuto anche in conferenza stampa. Certo, la cultura ha un potere attrattivo di investimenti molto importante. Se pensiamo solo ai poli museali, definiamo in uno stretto ambito il risvolto economico della cultura. Invece la cultura, con tutto ciò che ruota intorno alla cultura, a partire dal turismo, ma a partire dalle produzioni locali, artigianali, legate in qualche modo alla cultura, ha una forza esplosiva nello sviluppo del nostro paese, che rispetto ad altri paesi dell'Europa e del mondo ha un patrimonio naturalistico, culturale che può fare veramente la differenza. Valorizzare, tutelare, proteggere, fare amare questo patrimonio non può fare altro che far crescere il nostro tessuto. Noi come banca pensiamo che investire in cultura sia un dovere della banca, delle istituzioni, ma anche di ogni singola persona. E i luoghi del cuore tramite FAI porta proprio a termine questo intervento.